È stato sottoposto a fermo con l'accusa di omicidio Antonio Carozza, 54 anni, l'uomo che nel pomeriggio del 9 marzo ha accoltellato a morte la moglie Pietronilla De Santis, 45 anni, all'interno del loro appartamento in via Cesare Battisti a Carlantino, nel Foggiano. L'uomo, subito dopo aver ucciso la moglie con numerose coltellate, ha tentato il suicidio, prima colpendosi in maniera superficiale con qualche fendente, poi lanciandosi dal primo piano del balcone dell'abitazione. Immediato l'intervento del 118 con i rianimatori dell'Eli Soccorso, ma per la donna purtroppo non c'è stato nulla da fare. L'uomo invece è stato trasportato al Policlinico Riuniti di Foggia, dove è attualmente ricoverato, ma non è in pericolo di vita. Per lui la prognosi è di 30 giorni. A quanto si apprende, l'uomo soffriva di depressione e l'omicidio sarebbe avvenuto a seguito dell'ennesimo litigio della coppia. I quattro figli, di età compresa tra i 12 e i 23 anni, non erano presenti al momento della tragedia. A dare i soccorsi è stata la figlia, rientrando a casa intorno alle 15:30 dopo aver chiuso il suo bar. Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Lucera, supportati dalla sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Foggia. A quanto si apprende, nel 1998 la donna presentò una denuncia per maltrattamenti da parte del marito, poi ritirata il giorno seguente. La comunità di Carlantino è sconvolta e addolorata, ha affermato il sindaco del piccolo comune, Graziano Coscia. Pietronilla era una donna gentile, una persona riservata e ben voluta da tutti in paese, ha aggiunto. Quanto successo ci interroga come comunità, pone interrogativi sulla nostra capacità di comprendere anche i segnali di disagio meno evidenti. Le indagini in corso forse ci daranno qualche elemento in più per capire il perché di una tragedia che oggi ci riempie di angoscia e di cupo dolore, ha concluso il primo cittadino di Carlantino.